Ma allora è sempre difficile dare consigli a chi deve iniziare. Già è difficile in generale, oggi in particolare forse lo è ancora di più. Io, insomma, tra i pochi consigli che darei, sicuramente direi a un ragazzo che volesse avvicinarsi al lavoro dell'attore o comunque a un lavoro artistico in generale, di cercare di rimanere sempre in contatto con la propria passione, cioè con qualcosa di molto intimo e di molto speciale che ognuno porta al suo interno e che non smetterà mai di scoprire, cioè di non, sostanzialmente di non lasciarsi distrarre da quello che c'è intorno, perché intorno c'è molta confusione, c'è molto rumore e quindi una delle poche cose che mi sentirei di consigliare è quello di restare in contatto con le proprie emozioni, cioè con la propria ricerca di libertà. Io, diciamo, ho scoperto di amare smisuratamente questo lavoro intorno ai 16 anni, quando sono salito per la prima volta su un palcoscenico, in un laboratorio scolastico della mia scuola, e in quell'esperienza ho capito che quello che provavo era qualcosa che assomigliava molto alla felicità, ecco, per restare al tema del festival di quest'anno. E una volta individuata quell'emozione, ho cercato di preservarla, di conservarla, cioè ho cercato e cerco ancora oggi di far sì che nessuno possa turbare quell'emozione così importante, quella piccola emozione.